Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Preghiamo meditando i misteri gloriosi. Ma ascoltiamo prima la storia di Curzio Malaparte, uno scrittore nato nel 1898, morto nel 57. In punto di morte sentì la presenza di Gesù risorto. Sentite che cosa meravigliosa è accaduta a quest'uomo. Infatti, Cristo aspettò Curzio Malaparte proprio sul letto di morte, in una clinica romana, reduce da un viaggio che lui aveva fatto nel rosso paradiso cinese, così pensava lui allora. Il male implacabile che lo aveva colpito e la solitudine della stanza della sua degenza avevano creato il clima favorevole per una revisione della vita, alla luce di quel Cristo al quale aveva tentato sino ad allora di sfuggire. Al sacerdote aveva detto categoricamente: «Mi raccomando, quando viene da me non faccia il prete, ma soltanto l'amico». Il sacerdote, che era padre Rotondi, nelle sue visite tutt'altro parlò che di religione. Fu la notte in cui sentì aggravarsi che Curzio Malaparte si lasciò sfuggire: «Mi fate morire senza il prete?». Fu quindi lui stesso ad iniziare il discorso sulla religione. La sua conversione fu una meditata e cosciente accettazione della verità cristiana nella sua meravigliosa pienezza. Pensate, ricevette il battesimo l'8 giugno 1957, il battesimo cattolico evidentemente. Un mese dopo, 8 giugno, 7 luglio, chiese a padre Rotondi: «Faccia presto, mi confessi, mi dia Gesù». Non chiese più di guarire, sebbene non ne perdesse mai la speranza. Ad un amico confidava: «Se Dio mi aiuta a guarire, scriverò una vita di Cristo. Sarà il modo migliore per ringraziare il Signore per avermi illuminato. Offro questa mia sofferenza per la gloria di Cristo», ripeteva, quando il dolore si faceva più acuto. «Padre, andiamo via», disse al sacerdote, qualche ora prima di spegnersi. Il sacerdote chiese: «E dove dobbiamo andare?» La sua risposta fu questa: «Lassù». Poi un crocifisso, mormorò con un fil di voce poco prima di morire. E a Curzio Malaparte morì stringendo tra le mani il crocifisso. Era il pomeriggio del 19 luglio 1957. Un altro uomo aveva incontrato Cristo. Cristo vivo, perché Cristo è risorto. Meditiamo i misteri gloriosi. Il primo mistero ci fa risentire il grido bello, consolante del mattino di Pasqua: Cristo è risorto. Questa bella notizia la conosciamo noi cristiani e abbiamo il dovere di comunicarla a tutti, di dire a tutti che l'ultimo giorno, non solo della vita, ma anche della storia, non è venerdì santo, non è il sabato santo. L'ultimo giorno della vita e anche della storia umana sarà il trionfo del bene, il trionfo della bontà, il trionfo di coloro che hanno aperto il cuore a Dio con umiltà e sincerità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria,
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero glorioso è l'ascensione di Gesù al cielo. Con l'ascensione Gesù non ci ha abbandonato, non ci ha lasciati soli in questa storia così turbolenta, perché ha detto: non abbiate paura, io sono con voi tutti i giorni, anche questi giorni così travagliati, tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Questa promessa di Gesù è per noi una roccia alla quale ci aggrappiamo e ci sentiamo sicuri. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Amen. Maria, piena di grazia, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra gli uomini, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero glorioso è la Pentecoste. Si compie la promessa di Gesù. Lo Spirito Santo che aveva promesso discende sugli apostoli, raccolti in preghiera nel cenacolo attorno a Maria. Lo Spirito Santo è l'amore di Dio, perché la forza di Dio è l'amore. E lo Spirito Santo spinge gli apostoli fuori dal cenacolo e inizia il cammino missionario della Chiesa nel mondo. Che poveri uomini senza cultura hanno evangelizzato il mondo, hanno in qualche modo messo un seme potente, nel potente impero romano, che è finito, ma il seme del Vangelo continua a dare una linfa, un nutrimento, una speranza al mondo intero. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i Santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Il quarto mistero glorioso è l'assunzione di Maria al cielo, assunzione in anima e corpo. O Maria assunta in cielo, Tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo Figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo perché rischiamo di dimenticarlo. Metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. Donna del nostro futuro, aiutaci ad iniziare il nostro futuro fin da qua giù, vivendo il grande comandamento che Gesù ci ha lasciato, il comandamento dell'amore. Padre nostro. Che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i Santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Il quinto mistero glorioso è il Paradiso, dove Maria è regina degli angeli e dei santi e dal Paradiso ci segue come una madre, segue i suoi figli. Santa Teresa di Lisieux, che morì giovanissima, a 24 anni, poco prima di morire disse: «Sto per andare in cielo. Io passerò il mio cielo a fare del bene sulla terra». E un missionario lontano, poco prima di morire, scrisse: «Dal cielo le farò ancora più bene, pregherò per lei, le sarò vicina». Questa è la fede dei santi, la fede che illumina anche il mistero dell'eternità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli, figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Padre celeste che sei Dio. Abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio. Abbi pietà di noi. Spirito santo amore che sei Dio. Abbi pietà di noi. Santa Trinità unico Dio. Abbi pietà di noi. Santa Maria. Prega per noi. Santa Madre di Dio. Prega per noi. Santa Vergine delle Vergini. Prega per noi. Madre di Cristo. Prega. Madre della Chiesa, Madre della Divina Grazia, Madre della Speranza, Madre della Fiducia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre Degna di Amore, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di misericordia, Vergine prudentissima, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente,
Vergine fedele, specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora tutta consacrata a Dio, rosa mistica, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina della famiglia, regina della pace, regina del Santo Rosario, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Gesù, nel tuo cuore noi chiaramente percepiamo quanto è vera e quanto è vicina la misericordia di Dio. Il tuo cuore si è commosso davanti al dolore di una mamma che piangeva la morte dell'unico figlio. Il tuo cuore ha gioito davanti ai pentimenti della donna peccatrice e di altri peccatori. Il tuo cuore ha vibrato di emozione davanti al sepolcro di Lazzaro e ti ha spinto a compiere il miracolo. Gesù, abbi pietà di noi. Facci sentire oggi la tenerezza del tuo cuore. Asciuga le nostre lacrime con il tepore della tua bontà. Spegni le nostre paure, che oggi sono veramente tante. Spegnile con la luce della fede che ci fa vedere al di là di questa valle di lacrime. O Gesù, noi confidiamo in te. Al tuo cuore consegniamo la nostra vita, la nostra famiglia, le nostre comunità. Tu non ci deluderai mai. Sicuramente ci farai sentire, fin da qua giù, il canto gioioso del paradiso che aspettiamo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Forse capiterà a tutti di trovare qualche persona scoraggiata, qualche persona mortificata dalla vita in qualche maniera. Ripetete le parole che erano spesso sulla bocca di Madre Teresa. Il più bello deve ancora venire. Quello che il Signore ha preparato per noi non lo possiamo neanche immaginare. Il paradiso non si può descrivere. Quando saremo in paradiso, e lo speriamo, allora potremo dire come gli apostoli sul Tabor: quanto è bello, Signore, stare qui. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.